Grazie, grazie a tutti, buonasera, bentrovati alle Fantanalisi di martedì 26 febbraio 2019, sono le 19.04, chi ci sta ascoltando live dagli studi di Roma Laurentino, Radio Stap. Andiamo a vedere le statistiche della 25esima giornata, dove essendoci una partita in meno sono state realizzate 24 reti, siamo sopra la media. Grazie soprattutto alla pioggia di gol nel posticipo tra Fiorentina e Internazionale. Due marcature multiple che hanno fatto felici i fantacalcisti, che hanno puntato su questi due attaccanti, che sono Zeko e Milik, ben 7 clean sheets che hanno portato inviolabilità in taluni casi a bonus dei portieri per i fantacalci che prendono il più 1 per l'imbattibilità dell'estremo difensore. 4 rigori concessi, tutti realizzati, per cui non c'è nessun bonus, nessun malus per chi dei calciatori che abbiano sbagliato o bonus per chi l'abbia parati, mentre un malus pesante lo ha De Vrij, il difensore dell'Internazionale, nell'autogol che ha aperto la carambola di emozioni nel posticipo del Franchi. Due gol dei difensori, e questi veramente hanno fatto la differenza in taluni fantacalci dove il gol dei difensori pesa più degli altri, come quello della Gazzetta dello Sport, e sono Izzo, che ha anche conseguito un bel lotto dal quotidiano milanese, e Peluso del Sassuolo. In ripresa i tre quartisti, sempre per il fantacalcio della Gazzetta dello Sport, sono 7 i gol messi a segno in questo reparto. Per gli attaccanti, quelli principali, vediamo un po' di valutazioni. Allora, sono andati bene Zeko con la doppietta, che nei tre quotidiani rispettivamente Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport prende 3, 7 e mezzo. Milik, due gol anche per lui, 7 e mezzo, 7 e mezzo e 7. Quagliarella in gol, torna al gol dopo 3 giornate, 6 e mezzo, 7 e 6. Piontek in gol anche lui, ormai in OB2, 7, 7 e 6 e mezzo. Non sono andati bene invece in questa giornata Zapata dell'Atalanta, 5,5, 4,5 e 5,5. Ronaldo, che è stata la delusione della giornata, 5,5,5. Mentre non hanno giocato Icardi e Immobile. Ancora statistiche, quella di Jordan Veretout al minuto 101, la rete più tardiva.
in un match di Serie A a partire da quando Opta raccoglie questo tipo di dato, no, da 2004-2005 non è mai stato realizzato in Serie A un gol più veloce, 16 secondi di quello messo a segno nel posticipo. Tutte le ultime 8 sfide tra Fiorentina Internazionale e Massimo Serra hanno sempre visto realizzare almeno 3 gol nella singola partita, 37 in totale. La Fiorentina ha pareggiato tutte e 3 le partite disputate a Franchi nella solare 2019, di cui due con il punteggio di 3-3, l'altro a gennaio contro la Sampdoria. L'Inter è la prima squadra a realizzare più rigori a Franchi contro la Fiorentina nel corso del primo tempo in questo campionato. Mattias Vecino ha realizzato il primo gol nel torneo in corso. Il centrocampista non andava a segno nell'ultima giornata dello scorso campionato di Serie A contro la Lazio Olimpico nel maggio 2018. Luis Muriel ha realizzato il suo secondo gol in carriera sul calcio di punizione diretto in Serie A, il primo nel gennaio 2017 contro Roma con la maglia della Sampdoria. Matteo Politano ha segnato un gol alla Fiorentina in trasferta in Serie A dopo aver partecipato a 3 reti, 2 gol e un assist, contro il Viola sempre in casa con la maglia del Sassuolo. Danilo D'Ambrosio ha guadagnato il suo gol di assist in una singola stagione in Serie A, 3. La Juventus è la prima squadra capace di vincere 22 partite alla 25esima giornata della storia della Serie A. I bianconeri hanno eguagliato la loro migliore striscia di immattibilità esterna in Serie A, 25 gare come nel 2012. L'attaccante della Juventus, Paolo Dybala, non si è mai trasferito in Serie A dallo scorso aprile contro il Benevento. Il primo tentativo della Juventus nella partita contro il Bologna è arrivato dopo 27 minuti e 40 secondi. La Juventus ha subito 9 tiri nei primi 45 minuti di gioco contro il Bologna. I bianconeri non hanno mai fatto peggio nel primo tempo di questa stagione, in tutte le competizioni. La Juventus ha vinto 11 delle 12 trasferte disputate in questo campionato. La Juventus ha tentato 6 conclusioni, i bianconeri non hanno mai fatto peggio in questo campionato. Il Bologna non vince in casa in Serie A da settembre contro l'Udinese, da allora per i rossoblù 4 pareggi e 4 sconfitte. Napoli e Torino sono le due squadre con la striscia in corso più lunga di partite consecutive con la porta inviata dei 5 match di campionati europei, 5 a testa. Il Napoli non manteneva la porta inviata dei 5 match consecutivi di campionato da novembre 2015. Milik e Messi sono gli unici due giocatori ad aver segnato 3 gol su punizione diretta nei 5 maggiori campionati europei in corso. Milik ha segnato 4 reti al Parma in campionato contro nessuna squadra e l'attaccante polacco ha realizzato più gol in Serie A. Prima della doppietta in trasferta per Arkadiusz Milik in Serie A, sesta complessiva nel massimo campionato italiano. Questa è solo la seconda volta che Zielinski e Milik hanno segnato lo stesso match in Napoli in tutte le competizioni, la prima contro il Frosinone in Serie A l'8 dicembre scorso. Solo la Juventus con 12 gol ha segnato più del Napoli, 11 nei primi 20 minuti di gioco di questo campionato. Dopo aver beneficiato di un assist nel primo e ultimo match del Napoli contro il Zurigo in Europa League, Simone Verdi ha fornito un passaggio vincente all'Algino nel match di domenica. Secondo assist di Hisai in questo campionato, il difensore albanese non ha mai fatto meglio nelle singole stagioni in Serie A. Quarta rete di Zielinski in questo campionato, prima per lui fuori casa, il polacco non si è mai infatti trasferito in Serie A da dicembre 2017, oltre Torino. Il Parma non perdeva regali di fila in Serie A da febbraio 2015, 5 in quel caso. La Sampdoria è la squadra che ha ricevuto più rigori a favore in questo campionato, 8. Dopo aver sbagliato il primo rigore stagionale, Fabio Quagliarella ha trasformato tutti gli ultimi 5 calciati per la Sampdoria in questo campionato. In questo campionato nessun giocatore ha trasformato più calci di rigore attaccati della Sampdoria Quagliarella, 5, come Cristiano Ronaldo. Il Cagliari ha subito gol in tutte le 11 trasferte in campionato, in tutte le ultime 11 trasferte, non riuscendo a segnare nei 4 più recenti. La Sampdoria ha ritrovato i 3 punti dopo una serie di 3 sconfitte consecutive in campionato. La Sampdoria ha vinto 5 delle ultime 6 partite casalinghe in questo campionato, subendo solo 2 reti nel parziale. Jacopo Sala ha collezionato domenica la sua presenza numero 50 in Serie A con la maglia della Sampdoria. Nicolò Barella ha tentato 4 conclusioni nel match contro la Sampdoria. Il centrocampista del Cagliari non ha mai fatto meglio in un singolo match in Serie A. Nelle ultime 4 sfide da Genoa, Bentegodi e Massimo Serra hanno visto segnare soltanto 2 gol in totale. Dopo aver trovato 5 gol nelle prime 3 gare di questo giorno di ritorno, il Chievo è ben rimasto a secco di rete nelle successive 3 sfide di questo campionato. Il Chievo ha incassato un solo tiro nello specchio, un record per i veneri a Bentegodi nell'attuale Serie A. Il Genoa ha imbattuto nelle ultime 5 sfide di campionato, 2 vittorie e 3 sconfitte, e la striscia più lunga di imbattibilità per il rossoblù da marzo 2015 in Serie A. Il Genoa ha collezionato 5 punti nelle ultime 3 sfide esterne, dopo averne totalizzati 0 nelle 105 trasferte in Serie A. Il Genoa ha ottenuto il primo clean sheet esterno del campionato in corso. In particolare, il rossoblù non teneva la porta inviata in trasferta dall'aprile 2018 in Serie A, 14 match. Domenico Gorisci, il giocatore che ha giocato più palloni nel corso del match di domenica, 82, Cesare Prandelli, ha collezionato la sua 350esima gara da allenatore in Serie A. Statistiche globali, 249 sono le partite fin qui disputate. 659 gol, 2,65 la media incontro, 26,5 a giornata.
Sono il 42% vittorie in casa, 29% quelli in trasferta, 30% i pareggi. Gli under sono di un filo sotto gli over, partiti con meno di 3 gol complessivi 124, partiti con 3 gol o più 125. Risultato più frequente 1-1. Classifica marcatori: Ronaldo fermo 19, Piontek 18 gol con 13 gol di destra, 3 di sinistra e 2 di destra. Quagliarella 17 con ben 5 rigori come Ronaldo, 11 gol di destra, 3 di sinistra e 3 di destra. Duvan Zapata ferma a 16, Milik sale a 14, un gol di destra, 11 di sinistra e 2 di destra, con ben 9 gol in area e 5 da fuori area. Nessun altro ne ha fatti più di uno da fuori area, dei primi 10. Poi Caputo Immobile 11, Petagna sale a 10 con 2 calci di rigore, Pavoletti e Icardi a 9. Restano fermi, assist, comandano Gomez, Suso e Cristiano Ronaldo con 8, Mertens e Lazzari 7, Calleon, Quagliarella 6, Under, Ilicic, Insigne, Mandzukic, Çalhanoğlu che sale a 5. Vediamo ora la graduatoria per ruolo con il media voto della redazione Fantagazzetta, escludendo i bonus, Federazione Fantagazzetta Italia. Tra portieri comanda Cragno con 6,38 di media, seguito da Sorrentino 6,35, Donnarumma 6,34, peggiori 3, Berisha 5,97, Lafont 5,93, Provedel 5,87. Tra difensori comanda Chiellini 6,47, poi Ansaldi 6,35, Malquitte e Nkoulou 6,31, peggiori 3, Krajnc 5,44, Pereira 5,41, Rasmussen 5,32, Miro centrocampista e Chiesa 6,36, poi Boateng 6,35, Ruiz del Napoli 6,34, peggiori 2, Krejci 5,58 e Szemajri, sembrerebbe di Bologna 5,5. Miglior attaccante come classifica marcatori è Cristiano Ronaldo e comanda 6,58, poi Piontek 6,54, Quagliarella 6,5, peggiori 3, Falcinelli 5,5, anzi peggiori 4, Falcinelli e Meggiolini 5,5, Lasagna 5,45, Georgievic del Chievo 5,4. Amici, detto questo, vi do appuntamento a fra pochissimo per esaminare i fantacalci di cui ci occupiamo ogni settimana. Grazie, vi aspetto. Fantacalcio, Magic più 3, la Gazzetta dello Sport, classifica settimanale. Emiliano Ginestrini per la terza volta vince la settimanale con 109, scavalca di ben 2 punti e mezzo Luca Bruccheri a 106,5 e anche terzo Emiliano Ginestrini con 106. Emiliano Ginestrini vince un TV 49 pollici, Luca Bruccheri un Nintendo Switch, Emiliano Ginestrini anche un FIFA 19. La formazione Fantagino 625 vince con Sirigu, Izzo, Nkoulou, Ansaldi, Aina, Kessié, Pellegrini, Meite, Dzeko, Piontek e Milik. Emiliano ha 7 gol, un assist, 5 rimorchiatori di difesa e spreca anche il gol di Peluso, difensore di riserva. Tra l'altro, se l'arbitro di Abisso di Fiorentina Inter non avesse assegnato il rigore inesistente alla Viola al centesimo minuto di Fiorentina Inter, trasformato da Veretout, che Luca Bruccheri, il secondo, aveva informazione, Emiliano sarebbe stato primo, secondo e terzo. Comunque, non ricriminiamo, benissimo così. Complimenti a Emiliano per questa ennesima performance. Classifica generale: dopo 25 turni, comanda Bruno Remigi a 1900,5, Gerardo Cappelli 1898,5, poi un gap tra secondo e terzo, Antonio Terreni 1889. Stefano Sanciulli 1881,5, Antonio Di Masi 1881, questi sono i primi 5 della classifica generale che ricordiamo ad un'automobile Jaguar, un'automobile Polo, i primi 2 classificati e via via fino al centesimo posto sono i premiati, centesima posizione che attualmente è occupata da Benedetto Pellerito a 1847,5, premiata con Hermès e Labbadia. Classifica Elite invece comanda, e lo troviamo anche nei primi 10 della classifica generale, Vincenzo Ferrante con 30,5 punti in più del secondo, veramente un dominio. Complimenti alla Marianne a Rota la R che ha i gol di Veretout, Kessié, Müller e Quagliarella in questa giornata. Secondo Samuele Bettoni 1843. Enrico Tadà 1842 terzo, Vincenzo De Marco quarto 1844,5,
1.822,5 il quinto per Paolo Ottolini, via via tutti gli altri. Ricordiamo c'è una SsangYong al primo della classifica Elite che premia anche qui i primi 100, dove Mauro Basso è l'ultimo dei premiati al centesimo posto attualmente con 1.782 punti. Siamo alla fase finale anche del mini campionato inverno che premia i primi 5 dei 10 gironi. Il primo vince la Nintendo Switch, quindi c'è ancora una giornata da disputare. Vediamo i primi di ogni girone. Per il girone A comanda con 12,5 punti sul secondo Davide Collareta, quindi che ha un'ipoteca sulla vittoria. Davide Collareta è anche primo nel girone B, però qui con soltanto con mezzo punto, 437 contro 436,5. Luca Rossi comanda il girone C con 443,5. Girone D, prima ancora Davide Collareta con 10,5 punti di margine. Sul secondo 450 punti per lui. Girone E, Anna Binda in testa con 468, pensate 21,5 in più del secondo classificato con la squadra Ottobre. Girone F, primo Davide Petrini con 438, con 2 punti di margine qui su Davide Collareta. Girone G, Giuseppe Costantino, primo 464, ormai quasi domatore indiscusso perché ha 19,5 punti in più sul secondo. Girone H, qui è Federico Pennesi, primo con 445,5 punti. Girone I, Johnny Casaddio, primo con 445 punti. Girone J, qui invece comanda la classifica. Daniele Maggi con 451 punti. Vedremo la prossima settimana come andrà a finire questi mini campionati. Vedremo i 5 vincitori per ogni graduatoria. Vediamo la Tutto Sport League, Fantacalcio di Tutto Sport, per la classifica settimanale che premia i primi 3. Vince la fornitura da 200 euro di prodotti agroalimentari, l'Atletico Perau. 93 punti, secondo la fornitura da 100 euro, la Massi Dimma 92,5, terzo la Garibaldi a 92. L'Atletico Perau vince in particolare con la seguente formazione, portiere Donnarumma, poi Hitson, Kolu, Kolarov, Chiesa, Veretout, Zielinski, Perisic, Piontek, Dzeko e Quagliarella, quindi sono 4 gol tra gli attaccanti, ci sono 3 gol da centrocampisti e un gol di Izzo tra i difensori, quindi sono 8 gol per la squadra dell'Atletico Perao che vince anche se nessuno consegue i 100 punti in questa giornata. Classifica generale, i primi 10 coloro che andrebbero a premi, ricordiamo che il primo in questo Fantacalcio vince un viaggio alle Maldive per una settimana per 2 persone. Comanda la Davis FC con 507 punti, secondo la Tevez FC 505, Okata Toro 1 e terza 503 punti, Zebre Friulane quarto 502, 501,5 per il quinto classificato Toro 15 a pari merito con la Viva Sasolandia e con Christian, ottavo Steve 501 punti, poi Imperium nono a 499,5. Toro 10, 499 punti, ultimo dei premiati a questo punto. Vediamo invece mistercalciocup.it, Fantacalcio gemello a quello di Tutto Sport, perché i premi per la classifica settimanale sono gli stessi, fornitura di 200 premi, 200 euro al primo, 100 euro al secondo, e dico la web abbonamento per 3 mesi alla web di Tutto Sport al terzo. Il primo è Mr. Duster a 103,5, il secondo è Lota 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 a 102,5, terzo Kiwix a 100,5. Vediamo il Mr. Duster che invece qui supera i 100 punti, anche perché c'è anche l'allenatore del Fantacalcio di Corriere dello Sport. Meret in porta, Colli, Criscito, Koulibaly in difesa, Zielinski, Chiesa, Bessa e Pellegrini a centrocampo, Piontek, Milik e Dzeko in attacco, Ancelotti è l'allenatore 8,5 con il bonus di un ass subentrato in gol, quindi qui ha fatto rispetto al vincitore di Tutto Sport più punti con gli attaccanti, perché ha preso 5 gol tra gli attaccanti, nessuno tra i difensori e 2 gol tra centrocampisti, quindi ha fatto la differenza di 5 gol di attaccanti, il massimo ottenibile. Il bonus di Ancelotti per il vincitore Mr. Duster della settimanale.
Mister Calcio Cup del Corriere dello Sport, dove i primi 10, anche qui si vedranno i primi 10 alla fine del girone di ritorno. Il primo vince un viaggio in una capitale europea per due persone. Excalibur comanda con 555 punti, secondo Viva Sasolandia 552,5, terzo Senza Speranze 551,5, poi un gap da terzo e quarto perché il quarto è a 11 punti, dal terzo è Giuseppe con 500, anzi no scusate ho letto male, è soltanto a 2 punti dal terzo, mi si è confuso il 9 con lo 0, 549,5 per Giuseppe, 548,5 per il quinto Mangusta, 548 per il sesto Serafina, a pari merito con Podisti, 546 per l'ottavo Catadoro 1, nono Black Mamba 545, decimo a chiudere nei propri serie premiati Antonino con 544,5. E passiamo amici al Fantacalcio della nostra radio, 10 Migliolli, www.10migliolli.it. Fantacalcio gratuito dove potete scrivere quante squadre volete con un'utenza. Vi ricordo, sono 70 informazioni, vi ricordo i premi vincitori settimanali, primo, secondo e terzo classificati, una quota su giocate relative alle partite del weekend successivo. Premi finali, primo classificato, 3 mesi alla stagione estiva presso la piscina scoperta del Circolo Vico Sporting Center di Roma per una persona, valore 300 euro. Secondo e terzo classificato, borsa della fortuna con oggetti buoni messi in palio dagli sponsor. 200 quota 1, quarto e quinto classificato, quote su giocate della Serie A stagione 2019-2020, valore 150 a vincitore. Per la classifica settimanale stradomina Francesco che vince i primi 9 premi. La prima è la Francesco Re con 118,5 punti. Vi leggo la formazione vincitrice di tappa. Per Francesco, Strakosce in porta, Kolarov, Koulibaly, Romagnoli in difesa, Chiesa, Paquetá in centrocampo, Cristiano Ronaldo, Dzeko, Pomogioli, Milik, Piontek e Quagliarella in attacco. Classifica generale, che ricordo premio 5 a fine stagione, Francesco 6, nuovo primo capolista. 2561,5 10 Migliolli 3 di Stefano Dini nel netto calo 2552 punti, 9 punti e mezzo quindi a da recuperare. Stefano Dini che ha il vantaggio di 12 punti e mezzo dal terzo, la Francesco 7, poi la Francesco 8, quarto 2519,5, Francesco 4, 2515,5. Scalzato da zona premi invece la Fantagino 1 per mezzo punto che è sesto. Comunque la classifica completa e tutte le risultanze di tutte le giornate fin qui disputate le trovate sul nostro sito, ripeto www.10migliolli.it senza accento sulla U, partecipate, scrivete le vostre squadre, è tutto gratuito. Vi ricordo che abbiamo dato il 6 politico ai giocatori di Lazio Udinese e che il termine per la presentazione delle formazioni della prossima giornata è come sempre 1 ora e mezza prima del primo anticipo, quindi venerdì 1º marzo 2019 alle ore 19. Detto questo, amici, vi ringrazio di averci ascoltato anche in questa puntata delle Fantanalisi. Vi ricordo che tutte le nostre puntate sono disponibili sul gruppo Facebook Stap Radio TV e anche sul nostro canale YouTube. Io vi do appuntamento alla prossima giornata, cioè martedì 5 febbraio, sempre alle ore 19, puntuali se ci volete ascoltare in diretta oppure in differita durante la settimana, quando vorrete, nei canali che vi ho testé menzionato. Detto questo, vi do ancora un abbraccio, un ringraziamento e un carissimo saluto da Damiano Genestrini e vi lascio la sigla finale, un po' di vintage. Con 90° minuto anni 80. Ciao e buona serata a tutti.